Cominciamo pulendo innanzitutto 250 g di seppioline e 250 g di calamari. Li laviamo accuratamente sotto acqua corrente. Questa è la prima parte del nostro pesce pulito. Passiamo ora a sgusciare 500 g di gamberetti. Elimineremo le teste, i gusci e ovviamente il filo nero. Ed ecco il nostro pesce ben pulito. Potete anche pulirlo il giorno prima e conservarlo in frigo, ovviamente in un contenitore ermetico per evitare la diffusione di cattivi odori nel frigo. Passiamo ora a preparare il sugo di pesce. Cominceremo inserendo prima i pesci più coriacei fino ad arrivare a quelli più delicati come i gamberetti. Facciamo a striscioline sia le seppie che i calamari. Andiamo a soffriggere in abbondante olio extravergine di oliva uno spicchio d'aglio, quindi lo toglieremo ed inseriremo nell'ordine prima le seppioline, i calamari ed infine i gamberetti, cuocendo il tutto a fiamma viva per qualche minuto.
Dopo qualche minuto di cottura a fiamma viva, andremo ad aggiungere 1 litro di passata di pomodoro e 2 bicchieri d'acqua, così da dar modo al pesce di cuocersi per bene. Proseguiremo la cottura per almeno mezz'ora. Per rendere il sugo di pesce più cremoso, vado ad aggiungere 200 ml di besciamella. Per completare la nostra ricetta, andremo ad utilizzare 3 mozzarelle fresche per l'equivalente di 600 g e della lasagna fresca, oltre un po' di formaggio grattugiato che utilizzeremo per far gratinare la superficie della lasagna. Andiamo quindi a comporre il nostro piatto. Facciamo a fettine le mozzarelle. Mettiamo sul fondo della teglia un po' di sugo che andremo a filtrare perché altrimenti i pezzetti di pesce potrebbero bruciarsi sul fondo. Alterniamo gli strati di pesce con la mozzarella. Recuperiamo gli ultimi pezzi di pesce perché poi ci servirà il sugo per la superficie. Un po' di formaggio. Andremo adesso a rinfornare il tutto per circa mezz'ora a 200 gradi. Per i primi 15 minuti io coprirò con un foglio di carta alluminio per evitare che il sugo bruci, quindi lo toglieremo per far gratinare. Ed ecco la nostra lasagna di pesce appena sfornata. Vi consiglio di farla raffreddare leggermente prima di poterla tagliare, così da poter far rassodare tutti i succhi. Se questa ricetta vi è piaciuta, come sempre vi invitiamo a lasciarci un commento, un like, ad iscrivervi al canale se ancora non lo siete, attivando la campanellina di notifica che vi avviserà ogni qualvolta pubblicheremo un nuovo video. Alle prossime ricette, ciao a tutti da Margie!